chi batte le mani, chi ancora non ci crede, vuole leggere meglio la notizia, chi fa domande per saperne di più. E viene qua, papà. È il momento in cui alcuni dei familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia 108 giorni fa ricevono l'ufficialità della liberazione dei propri mariti, padri e figli. C'è la foto di Di Maio con i 18 pescatori liberi. Questo è il regalo più bello, il regalo di Natale questo. Mio marito. Stanno sul pullman. Mi vedete? È fatto, ragazzi. Vedete mio padre. Eccolo. I familiari oggi erano a Roma per continuare la loro protesta e chiedere di riavere i propri cari. La notizia della liberazione è stata una sorpresa per tutti. Scusate, ma io devo andare a fare un biglietto per andarmene a casa. In mattinata il premier Conte e il ministro degli esteri Di Maio erano partiti per Bengasi per vedere il maresciallo Haftar, il capo militare che controlla l'est della Libia. Nell'incontro, ha riferito Di Maio, il governo italiano ha sostenuto con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. Solo dopo i colloqui è arrivato l'ok alla liberazione. Sui social il capo del governo ha pubblicato questa foto augurando ai pescatori, fra cui 8 nostri connazionali, un buon rientro a casa. I marittimi erano stati sequestrati dalle milizie a inizio settembre a bordo dei loro pescherecci a circa 80 miglia da Bengasi. Inizialmente erano stati accusati di traffico di stupefacenti, poi di aver invaso le acque libiche, ma in realtà si sarebbe trattato di un atto ritorsivo nei confronti dell'Italia dopo l'arresto di alcuni scafisti di Bengasi. Per capirne di più sulla vicenda ci sarà tempo, ora c'è solo spazio per la gioia dei familiari. Fra sabato e domenica è previsto il rientro in Sicilia dei pescherecci. Il sindaco di Mazara ha annunciato i fuochi d'artificio. Ha telefonato mio figlio e ci ha confermato che era a bordo del peschereccio e stava per accendere il motore. Però partono più tardi, in serata. Sì, ora siamo tutte felicissime, tutte felici. Io non l'ho sentito mio figlio per telefono, però ho visto le foto. Mi pare che sono libere e che a poco lo abbraccio. Finalmente è finita. È una gioia grande. Le parole non bastano. È il regalo che aspettavamo e ci è stato donato e quindi certamente la mano di Dio sicuramente c'è stata. E gli sforzi umani sono stati lunghi, faticosi, però alla fine è prevalsa la ragione ed è prevalsa anche la ragione del cuore. E queste mamme, queste sorelle, questi figli, questi fratelli, questi padri finalmente hanno raggiunto il conseguimento del loro desiderio più grande. Ho cercato di far sentire l'affetto e la vicinanza di una chiesa e siamo stati uniti insieme. Adesso abbiamo patito e sofferto, adesso gioiamo insieme.